Salve a tutti da Alberto Angela. In questo momento mi trovo in un luogo sacro. Sentite queste pareti che risuonano, fanno risuonare la mia voce. Siamo all'interno di una cucina, uno dei luoghi più sacri che esistano al mondo. E stiamo preparando uno dei piatti, diciamo, più classici, ma anche più antichi del mondo, ecco. Uno di quei piatti che, insomma, piacevano a tutte le popolazioni mondiali, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. Sto parlando, amici, delle famosissime lasagne. Le nostre telecamere si stanno per addentrare in uno degli ingredienti principe di questo piatto famosissimo, che sono le lasagne. Mi trovo all'interno del sugum, il famosissimo sugo di colore rosso rubino. E dal calore intenso, pensate che qua ci sono addirittura 250 gradi, è qualcosa di incredibile. In questa piccola pentola, come si dice, sta bruciando come la lava di un vulcano questo sugo, che sarà l'ingrediente principale. Questo invece è il cucchiaium, un arnese che serviva e serve ancora per girare, ossia mescolare questo sugum. Adesso vi farò vedere gli altri ingredienti, i principi, dopo il sugum, di queste lasagne. Seguitemi. Partiamo con la famosissima mozzarella, ma adesso in questo momento la vedete tutta tagliata, la vedete in pezzi, ma in realtà con questo famosissimo arnese che è il coltellum. In realtà in origine è un tondo, un ovale quasi, ricavato dal latte. È qualcosa di straordinario, come il latte, che è un ingrediente liquido, possa diventare solido secondo una antichissima lavorazione. E da questa parte un prodotto animale, non me ne vogliono i vegani. Si tratta di prosciuttum cottum, della specie dei prosciutti cotti stracotti. È un prosciutto, vedete, grasso intorno, l'adipe. E la parte centrale è un po' più rosea. Più è rosea, più è buono, dicevano gli antichi greci. O forse erano i latini, non lo sapremo mai. Sapremo però che queste lasagne saranno buone e a papparmele sarò soltanto io, Alberto Angela. E non dimentichiamo, buon appetito!